Secondo me il problema è anche il rapporto genitori-figli, cioè come si trasmette la sessualità, cioè questo valore, questo piacere, questa sfera dell'essere umano tra genitori e figli, senza incrinare il fatto che comunque il genitore ha una certa autorevolezza sul figlio. Cioè, leggevo i saggi di Montaigne che dice che è strano il fatto che questo atto, cioè l'atto sessuale, sia nello stesso momento l'atto più nobile perché porta avanti la specie, cioè la generazione umana, nello stesso momento però è l'atto che ci fa vergognare e ci rende miseri, bassi. Perché se io conosco la vita sessuale del tiranno, io perdo un po' di stima nei suoi confronti, cioè perdo un po' autorevolezza nei miei confronti. Quindi mi dico, come conciliare l'autorevolezza del genitore con l'educazione sessuale verso i figli? Cioè, Forse lo vedi secondo me. con disprezzo comunque perché appunto c'è questo legame all'istinto animale, quindi a ridurre l'atto a qualcosa di molto, mentre invece dipende forse come lo valorizzi e Sì, è un come al problema. di là della specie oggigiorno, anzi, forse sarebbe più nobile non procreare, non, Sicuro. forse appunto bisogna trovare altri valori. Anche secondo me tocca anche un po' il tema della vulnerabilità, cioè autorevolezza, vulnerabilità, Sì. perché nel momento in cui ti abbandoni al piacere, quindi anche a una vita istintiva, perdi un po' Perdi. quella secondo la cultura, Però allora credo. come trasmetterlo ai Lasciarsi figli? andare. Secondo me consentendosi della vulnerabilità. Esatto. Sì, il problema è anche che fino ad oggi la nostra società ha di fatto delegato alla famiglia, no? Cioè le dimensioni del privato sono sempre state affidate alla famiglia, no? Le emozioni, gli affetti, in qualche modo anche la dimensione morale e sicuramente la sessualità. Ed è paradossale questo, perché se c'è una cosa, secondo me, su cui la famiglia, proprio come istituzione storica, ancora prima che culturale, non è assolutamente in grado di sopperire, è proprio questo terreno, per mille ragioni, tutto perché ci sono delle dinamiche affettive nella famiglia così complesse, dei giochi di proiezioni, di gelosie, eccetera, che rendono la famiglia un campo minato per parlare di queste cose, in un senso o nell'altro, sia dei genitori che coinvolgono i figli, sia dei figli che coinvolgono i genitori. Dall'altro anche perché, di fatto, come dire, ci vuole una figura terza che, come dire, entri autorevolmente, e secondo me questo non può che essere la cultura sociale, che consente ai figli di emanciparsi dalla famiglia anche attraverso, come dire, la rivelazione della propria soggettività sessuale. Però sappiamo benissimo che la soggettività sessuale in famiglia è un problema gigantesco, no? Lo sanno bene ovviamente quelli che hanno un'identità provvisoria, finché si vuole, ma comunque un'identità sessuale diversa, no? Ma più in generale qualsiasi cosa, cioè in famiglia non si può dire nulla perché in qualche modo una famiglia vale ancora paradossalmente quella cosa che dici tu, che se uno parla di sessualità perde in autorevolezza, perde in sacralità, no? Cioè ancora c'è il problema della scena primaria, cioè che comunque non si può guardare nella stanza dei genitori e i genitori non possono guardare nella mia. Questo a suo tempo, tanto tempo fa, cioè, David Cooper e altri avessero detto cose sono ancora validissime oggi. Cioè, il problema è uscire. È chiaro che oggi sembra che l'unica cosa che resista sia ancora la famiglia, però è sbriciolata. Cioè, voglio dire, resiste perché non c'è nient'altro, ma non è assolutamente capace di elaborare queste cose se non in una maniera confusiva, nella maggior parte dei casi, perché le famiglie affettive, come le chiamano gli psicologi di oggi, ti fanno illudere di questa cosa, no? Perché no, siccome ti stanno dietro, ogni tanto ti prendono da parte, che cos'hai, come stai, ti ascolto, poi ti mandano lo psicologo, eccetera. Cioè tutta questa roba qua fa sì che uno a un certo punto creda che quello sia il luogo dove mettere i suoi malanni, ma non è così, perché entrano in un circuito di fuoco in realtà, perché c'è un limite a tutto questo e io credo che il problema vero è che non esista un luogo che non sia appunto la psicoterapia, dove uno allena il suo diventare altro dalla famiglia, per esempio. E la sessualità, per esempio, è un territorio dove questo, secondo me, dovrebbe essere massimamente consentito. Se tu ti confronti con la famiglia sulla sessualità, a meno che non ti capiti come in quel film bellissimo, peraltro, ma un unicum che si chiama Cronache sessuali di una famiglia di oggi, dove appunto invece c'è questi genitori incredibilmente capaci di stare dietro alla problematica sessuale dei figli, ciascuno la sua,
ma è appunto una pura utopia, nella maggior parte dei casi è cosa sono estremamente complicato. Secondo me sarebbe veramente fantastico e positivo se si riuscisse a livello educativo e quindi ancora vuol dire scolastico in Italia a trattare gli argomenti da te proposti, però credo che in generale forse la cosa che ci si dovrebbe augurare in quanto esseri umani è riuscire a trattarli liberamente tra persone, a prescindere dai ruoli, dal rischio di perdita di autorevolezza o di gerarchie varie, appunto ruoli che ognuno deve mantenere. O... Tra l'altro secondo me tutto questo ha in primis a che fare proprio con il problema della sessualità, nel senso per come interiormente viviamo la sessualità come un problema, ovvero per quel fatto che dici tu, la paura di perdere il proprio potere, perdere il proprio controllo di sé, quindi l'abbandono al sesso è un problema perché io mi abbandono e quindi io non sono più in grado di rappresentarmi per come credo di essere agli altri. Mm-hmm. Cioè, in tutto ciò mi auguro si riesca appunto semplicemente ad affrontare le dinamiche tra esseri umani. Io devo dire che sulla questione della famiglia farei un'eccezione, cioè nel senso che io credo che sia giusto quello che tu dici, lo condivido, può essere una buona cosa e sarà, spero che avvenga prima o poi, perché per ora è molto difficile, però in generale che la sessualità fosse un argomento come tanti altri, come la gastronomia. Io, a differenza di Žižek, che dice che non si potrà mai paragonare la sessualità alla gastronomia, io credo che invece potrebbe, cioè io spero che un giorno noi si possa tranquillamente dire, vabbè, stasera invece che, cioè facciamo una bella cena e poi ci facciamo una bella festa orgiastica, sessuale, e condivideremo questo meraviglioso giocolo insieme, eccetera, no? Senza le pruderie, senza tutti quegli elementi. Secondo me questa è la mia utopia, è un'utopia appunto, probabilmente non tiene neanche conto delle complessità che ci stanno dentro al discorso stesso, però a prescindere da questo, però la famiglia è una situazione molto particolare di natura relazionale, cioè le relazioni dentro la famiglia sono complicate, hanno una stratificazione estremamente, come dire, magmatica, che viene dai primi giorni di vita e che vede il figlio comunque irretito dentro a una ragnatela di giochi, di proiezioni, di aspettative, di speranze, di paure, eccetera, che fanno sì che qualsiasi tema, soprattutto temi intimi, molto delicati, venga affrontato nella famiglia, ci piova sopra questa roba. Dopodiché è possibile trovare nei genitori dei buoni interlocutori se sono capaci il più possibile di, come dire, tirarsi indietro da questo reticolo, però nella maggior parte dei casi questo reticolo gioca un suo ruolo. Per questo io penso che sia meglio un'educazione sessuale che provenga da figure terze, non irretite dentro questo gruppo. Beh, naturalmente formate, ma formate dove il formare soprattutto vuol dire avere lavorato su di sé, sulla propria sessualità, perché il problema vero è per le persone, diciamo, che si cercano di, per dire, accogliere e ascoltare i problemi della sessualità altrui, non riversarci proprio. Insomma, meglio sarebbe che chi insegnerà l'educazione sessuale abbia fatto un percorso di consapevolezza. Cioè noi oggi ci muoviamo in un mondo che non dà nessuna mano su questo fronte, quindi tutti quanti siamo in balia di problematiche inesauribili. Tanto più, ripeto, che poi ciascuno di noi, per ragioni che a volte sono veramente difficili anche da individuare, si specializza. Fourier le chiamava le manie, no? Kraft-Ebing le chiamava le psicopatologie sessuali, cioè, però certamente ciascuno di noi poi a un certo punto focalizza quello che veramente desidera in un rapporto sessuale, in una dimensione. E queste differenze non sono sempre compatibili, per esempio. Io per esempio sono un grande sostenitore di Fourier, credo che sarebbe bello che le persone vengano messe insieme, no? Attraverso anche un meccanismo societario per cui si favorisce il fatto che, come diceva Fourier, la carezza capelli trovi la donna che ama essere accarezzata nei capelli e così il grattatalloni trovi la donna che ama essere grattata nei talloni e viceversa. Insomma, Saad, no? Parlava del grande menù delle 600 portate.
sì, ok, a me piace quella portata lì, però non è che piace a tutti quella portata lì, no? Quindi è un problema questo, no? Allora, aiutare le persone a focalizzare su questa cosa, aiutarle a mettersi insieme, a conoscersi. Oggi ci sono siti che fanno questo lavoro e lo fanno egregiamente, tra l'altro, specialmente nei settori più estremi della sessualità, no? Ci sono molte comunità, per esempio, di tipo sadomaso, dove il sado e il maso si incontrano e finalmente possono dar vita ai loro giochi sessuali senza tanti problemi, ma ci sono persone che hanno vissuto tutta la vita angosciati e castrati su questa cosa senza mai poterla esprimere.